ricorda che sono qua a bravo, non è. Ma si vorrebbe un posto proprio comodo. Che ne pensi di questa manifestazione? Ancora non l'ho capita bene, ma se si propone pensa tanto sto qua per capire, venite? Sì. Gennuso. Lei si sente più un politico o un critico? Né politico né critico. Sento un uomo che ha delle responsabilità critiche e politiche. Quelle critiche sono più evanescenti perché appartengono a una materia che non sembra indispensabile alla vita dei cittadini, mentre invece probabilmente è un elemento di educazione civica, cioè conoscere l'arte e sentire la bontà di una idea o di una struttura, vedere come è restaurata, vedere come è conservata, sono degli elementi di formazione del gusto, quindi c'è un elemento civico anche nella critica. Sul piano poi invece della politica, ho sempre pensato che la politica fosse la possibilità di realizzare alcuni progetti, dare corpo ad alcune idee, quindi l'ho sempre fatta con una dimensione utopica, cioè l'idea che si possa tentare di realizzare un modello. E naturalmente questa cosa non è facile, nel caso della prima precedente esperienza come sindaco San Severino Marche sono riuscito a far diventare questa città così bella una città d'arte, valorizzando attraverso l'esperienza di storico e di critico d'arte una bellezza che era sempre stata un pochino sommessa, e questo evidentemente si può dire anche per Salemi, che pure ha una grande tradizione civica, essendo stata la prima capitale d'Italia, e anche una civiltà figurativa espressa in modi molto rappresentativi. È evidente che puntare sull'arte, sulla bellezza della natura in Sicilia è facile, e è più facile che fare altri progetti. È difficile poi trovare il modo di farli essere credibili, cioè di trovare persone che credano a questo progetto e che alla fine rieduchino o educano il loro gusto per non fare gli errori che hanno sfigurato gran parte delle città siciliane e italiane attraverso quartieri dormitorio e interventi orribili di cemento armato, che sono proprio la prova che gli interessi e l'interesse materiale è più importante di qualunque forma di gusto, e alla fine determina disgusto, cioè c'è proprio un disgusto che deriva dalla mancanza di sensibilità. Che ne pensi di Beppe Grillo? Sembra un uomo che dice delle cose ragionevoli al 50%, che sono condivisibili da tutti, poi gli mancano molte basi e molti elementi di giudizio. Non l'ho mai visto per esempio fare una battaglia contro le paleoliche, che sono la vera mafia in Sicilia, non sono solo in Sicilia, mi sembra bizzarro che tanti problemi che lui si pone riguardino Berlusconi, c'è questa specie di ossessione di Berlusconi quando sono tante le cose importanti da fare, per cui non mi pare un compagno di strada necessario. Quindi la sua è una politica contro Berlusconi, quella di Grillo? Sì, è contro, anche contro Berlusconi, ed è contro tutto in sostanza, è una politica contro tutto, contro il potere, ma è troppo astratto, non mi sembra che ci sia in Grillo una vocazione politica vera, c'è la vocazione di uno che ha trovato un settore favorevole nella critica al potere, quindi questo gli porta consenso, e politicamente può darsi pure che lo raccolga, non mi pare che fino ad oggi lo abbia fatto in modo molto efficace, ma insomma non mi sembra un fenomeno particolarmente interessante. Alcuni lo accusano di demagogia. Mi sembra, come ripeto, mi sembra un fenomeno marginale, non mi sembra, poi naturalmente è un fenomeno divertente, insomma, quindi rimane nell'ambito, come è stato anche Dario Fo, forse Dario Fo è il vero comico che ha un aspetto politico strutturato. Forse è un fenomeno mediatico. È anche un fenomeno mediatico, ma non è un fenomeno interessante, insomma,
è un fenomeno folcloristico, diciamo, che crea effetti provocatori. E io sono stato in una trasmissione televisiva, qui l'ho sentito chiamare un grande medico che ha curato migliaia di persone, cancronesi, basta questo a squalificare una persona. Cioè tra l'altro questo signore del PD, senatore del PD, è stato un medico straordinario che merita rispetto, non capisco il divertimento di prendere in giro persone, mi pare che abbia fatto molto di più per l'umanità veronesi che non Grillo, per cui non mi pare che la sua posizione si commenta da sola, insomma la posizione è così, anche divertente. Non mi diverto io particolarmente perché lo conosco da tanti anni, ma posso capire che sia divertente. Sì, sì. Un giudizio invece sul cinema di oggi? Il cinema di oggi non posso dire penso che niente, perché io conosco solo il cinema di ieri. Quindi quello di oggi non è tanto valido? No, non conosco il cinema di oggi per giudicarlo, cioè non ho applicato il mio tempo e le mie conoscenze al giudizio sul cinema, per cui ogni tanto vedo qualche film. Mi pare che oggi il cinema non sia in una crisi di identità, è in una crisi di pubblico. Ci sono operatori e registi di particolare qualità che fanno cose bellissime. Io sono grande amico di quello che ritengo il più grande, che è Sokurov, di cui ho visto cose meravigliose. Non mi pare che il cinema sia così centrale nelle necessità dei cittadini come lo era un tempo, e che quindi il suo problema sia una difficoltà di rapporto con il pubblico più che una qualità superiore o inferiore al passato. Mi pare che ci sia, le cose che ho visto di tanti registi contemporanei hanno spesso ottima qualità, per cui certo. Perché considero un personaggio scomodo? Io? Sì, perché lo sono.